Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Oggi vi proponiamo la torta angelica. È grazie al lavoro delle sorelle simili di Bologna che questo dolce è uscito da questa città e ha avuto tutto il successo che merita. L'angelica appare nel ricettario di Margherita e Valeria del 1996 chiamato Pane e roba dolce, in cui sostanzialmente era una rivisitazione della ciambella a macchina. Era una corona di pasta lievitata che, una volta cotta e raffreddata, veniva coperta da una glassa di albume e zucchero. Oggi vi presentiamo la nostra versione. Iniziamo! Iniziamo la ricetta mettendo in una ciotola 100 g di farina manitoba, 100 ml di acqua tiepida, 7 g di lievito secco e 20 g di miele. Mescoliamo finché tutti gli elementi saranno amalgamati. Copriamo con pellicola trasparente e lasciamo per 20 minuti nel forno spento solamente con la luce accesa. Poi mettiamo in una ciotola 400 g di farina manitoba, 100 g di zucchero semolato, i semi di vaniglia, un pizzico di sale, 3 tuorli, la scorza di 2 arance e 2 limoni, il lievitino e guardate che bello che è! Infine 120 ml di latte freddo. Impastiamo con i ganci per il pane e quando vediamo che inizia a far fatica a impastare, aggiungiamo 100 g di burro molto morbido, poco alla volta. Continuiamo a lavorare il composto per circa 10 minuti, fin quando sarà liscio e omogeneo. Trasferiamo l'impasto sul piano da lavoro e lo pieghiamo su se stesso per donargli forza, seguendo il procedimento della mamma. Prendiamo una ciotola, la spolverizziamo di farina e ci trasferiamo l'impasto. Copriamo l'impasto con pellicola trasparente e mettiamo in frigo tutta la notte. Se non avete tempo, lasciate lievitare a temperatura ambiente per un'ora, poi trasferite in frigo per 30 minuti. Il giorno seguente tiriamo fuori dal frigo l'impasto e lo trasferiamo sul piano da lavoro infarinato. Lo stendiamo a formare un rettangolo di 50 cm di lunghezza per 40 di larghezza. Qui abbiamo 150 g di marmellata di fichi fatta in casa che stendiamo uniformemente sulla superficie dell'impasto. Aggiungiamo poi 100 g di noci tostate triturate grossolanamente che stendiamo sulla superficie. Facciamo la stessa cosa con 150 g di gocce di cioccolato fondente messe in frigo un'ora prima dell'utilizzo. A questo punto arrotoliamo tutto in un salsicciotto più stretto possibile. Chiudiamo accuratamente il lembo finale. Mettiamo l'impasto su un foglio di carta forno e lo copriamo con la pellicola trasparente. Mettiamo in freezer per 30 minuti. Tiriamo fuori dal freezer, lo stendiamo su un pezzo di carta forno e lo tagliamo a metà in lunghezza. Formiamo una treccia sovrapponendo i due pezzi al centro e iniziamo a intrecciarli, mantenendo la parte tagliata verso l'alto. Infine, formiamo una circonferenza unendo i due estremi. Trasferiamo il tutto su una teglia di 33 cm di diametro. Sistemiamo e lasciamo lievitare fino al raddoppio nel forno spento solo con la luce accesa. Tagliamo la carta in eccesso e cuociamo a forno preriscaldato ventilato 160 gradi per 35-40 minuti. Fare la prova a stecchino passati i 30 minuti. Ora, se vedete che la torta inizia a scurire, mettete un foglio di alluminio sopra e continuate la cottura.
sforniamo e lasciamo raffreddare completamente nella teglia. Ammirate che meraviglioso dolce natalizio siamo riusciti a creare! Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio, e adesso gustiamo questa meravigliosa torta angelica. Mi ricorda tantissimo un panettone. Per dare un twist a questo assaggio, abbiamo deciso di accompagnare la torta ad un infuso fatto con limone, mela, arancia, vaniglia, chiodi di garofano, cannella e tante altre belle cose. Questa bevanda è perfetta da bere a fine pasto con questa fantastica torta. Adesso purtroppo devo assaggiarlo. Buonissimo, ve lo consiglio veramente tanto, sta da Dio con questa torta. Questo dolce è una soffice coccola ricca di gusto che infonderà gioia e golosità tra le persone che amate. L'abbinamento di noci, cioccolato e marmellata di fichi è davvero speciale. Assicuriamo che una fetta tira l'altra. Insomma, è una torta davvero speciale, assolutamente da provare. Bene amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Buone feste a tutti e ci vediamo nel prossimo video.